Nei versi che seguono, cioè dal verso 58 fino al verso 201, nei fatti Leopardi spiega che cosa siano queste fole. E lo fa prendendo di nuovo ad esempio le pendici del Vesuvio. Sovente in queste rive, che desolate a bruno veste il frutto indurato, e par che ondeggi, seggo la notte. E sulla mesta landa in purissimo azzurro vedo dall'alto fiammeggiar le stelle, cui di lontano fa specchio il mare, e tutto di scintille in giro per lo vuoto seren brillare il mondo. Spesso su queste rive, su queste pendici, che desolate il flutto, l'onda indurata, l'onda del magma diventato duro, veste a scuro, perché sapete che la lava è nera, e sembra che ondeggi, perché come so se avete mai visto un luogo vulcanico, però la lava si muove come l'acqua e quindi in realtà è ferma ma sembra che ondeggi, seggo, cioè siedo la notte. E sulla triste landa, sul triste luogo, vedo, veggo, nel purissimo azzurro, in realtà è l'azzurro della notte, quindi sarebbe proprio blu, dall'alto fiammeggiare, luccicare di fuoco le stelle, per cui da lontano fa specchio la marina, a cui fa specchio la marina, cioè si vede in realtà alle quali fa specchio la marina, cioè da lontano si vede il mare. Dal Vesuvio che riluce delle stelle che ci sono in cielo. E tutto in giro per il vuoto sereno si vede scintillare di scintille brillare il mondo, cioè si vede il mondo brillare delle scintille delle stelle per il vuoto sereno. E poi che gli occhi a quelle luci appunto che a loro sembrano un punto e sono immense, in guisa che un punto affetto a loro son terra e mare veracemente. E dopo che gli occhi, appunto, cioè rivolgo a quelle luci, che a loro, cioè agli occhi, sembrano un punto, cioè i miei occhi, quando guardo le stelle, ai miei occhi queste, le stelle sembrano un punticino, no? E invece sono immense, in guisa che, cioè tanto che un punto rispetto a loro sono la terra e il mare in verità. Cioè sono immense, tanto che la terra e il mare nei loro confronti sembrano un punto veracemente, cioè noi ci illudiamo che siano un punto se le guardiamo con gli occhi, ma in realtà siamo il nostro mare, che per noi è immenso, e la terra, che per noi è immensa, in realtà rispetto a queste stelle sono un punticino. Quindi c'è la relatività del concetto di grandezza, no? Come facciamo a immaginarci grandi se in realtà quello che è per noi è immenso nei confronti delle stelle in realtà è minuscolo. A cui l'uomo non pur, ma questo globo dove l'uomo è nulla, sconosciuto e del tutto, alle quali queste stelle, l'uomo non solo l'uomo, non pur, pur vuol dire solo qua, ma questo globo, questa terra, dove l'uomo è nulla, dove l'uomo è niente, perché la terra è enorme rispetto alla terra, allora non solo l'uomo, ma anche il globo, anche questa terra è sconosciuta del tutto, cioè non solo non è che è un punto, ma un punto insignificante e sconosciuto rispetto alle stelle. E quando miro quegli ancor più senza alcun fine remoti nodi quasi di stelle, che a noi paiono qual nebbia, a cui non l'uomo e non la terra sol, ma tutte in uno, del numero infinite e della mole, con l'aureo sole insieme, le nostre stelle o sono ignote, o così paiono come essi alla terra, un punto di luce nebulosa. È come se facesse cinema qua. Prima guarda la terra, poi guarda lo sguardo delle stelle e poi guarda oltre il guardo delle stelle sulle luminescenze della Via Lattea.
quando miro quegli snodi quasi di stelle, quegli ancor più senza alcun fin remoti, quegli snodi di stelle che sono senza alcun fin remoti, cioè lontani. Quindi questi agglomerati di stelle che sembrano quasi nebbia, per questo dice quasi nodi di stelle, perché poi in realtà le stelle al proprio interno non si vedono, che a noi paiono come fosse nebbia, ai quali non solo l'uomo e non solo la terra, ma tutte le nostre stelle o sono ignote, stelle infinite di numero e di grandezza, insieme con il dorato sole. Ora, rispetto a queste nebulose, non solo la terra, non solo il sole, che a noi sembra enorme, no? Ma anche tutte le stelle che fanno parte del nostro, diciamo, zona della galassia e che sono infinite sia di grandezza che di numero, queste nostre stelle o sono ignote o appaiono come le nuvolose che appaiono sulla Terra, cioè queste nebulose appaiono sulla Terra così come noi, cioè tutto il nostro conglomerato di stelle appare a quelle nebulose là, è una sorta di un punto di luce numerosa, cioè le nostre stelle nei fatti, se noi le vedessimo dalla prospettiva delle nebulose che noi vediamo qua, apparirebbero come delle nebulose, quindi una roba indistinta, al pensier mio, cioè se io penso a queste cose qui, cioè all'infinitesimale piccolezza non solo dell'uomo ma del mondo in cui l'uomo vive. Se io penso a questa cosa, al pensier mio, che sembri allora o prole o diciamo discendenza dell'uomo? E rimembrando il tuo stato quaggiù, di cui fa segno il suol che io premo, cioè, e se ripensando al tuo stato qui giù sulla terra, di cui è segnale, di cui è simbolo il suolo che io premo, cioè un suolo lavico che ha distrutto grandi civiltà del passato. E poi d'altra parte, che te, Signora, e fine credi tu data al tutto, e quante volte favoleggiarti piacque in questo oscuro granel di sabbia, il quale di nome a terra, per tua cagion, dell'universe cose scendere gli autore, convenzar sovente coi tuoi piacevolmente, e che i derisi sogni rinovellando, ai saggi insulta fino alla presente età, che in conoscenza e in civil costume sembra tutte avanzare. Cioè, e se io penso a quest'altra cosa, non solo alla piccolezza dell'uomo, ma che tu credi che tu sei stata data come signora e fine, cioè scopo al tutto, a tutto l'universo. E questo chiaramente è la Bibbia, no? La Bibbia, il Nuovo Testamento. E sempre che io, se io rifletto, quante volte ti piacque favoleggiare, cioè inventare favole su te stesso? Che tipo di favole? In questo oscuro granel di sabbia che ha nome di terra, per tua ragione esiste. Cioè, che tu hai pensato che questo granello di sabbia sia venuto fuori perché ci fosse l'uomo. Pensate a Genesi 1, no? Cioè, Dio fece il terra la terra, creò gli animali e poi il destino dell'umanità viene a. L'uomo viene destinato a questo posto perché possa apprezzare la creazione, cioè il fine ultimo della creazione è l'uomo. Leopardi dice: ma questa è sicuramente una fandonia. E non solo, se io penso al fatto che delle diverse cose, dalle cose dell'universo, scendere gli autori, cioè gli dèi, cioè che il fattore di. Le divinità creatrici scendono sulla terra a parlare, e conversare spesso coi tuoi simili in modo piacevole, pensate all'antichità. E che, pensando sempre, che i derisi sogni rinnovando e ai saggi insulta, cioè
cioè insulta verso le persone di senso fino alla presente età, cioè se io rimembro tutto questo fatto, cioè se io ricordo questo fatto, perché la gente è rimembrando, che in conoscenza, questa età, che nella conoscenza e nel costume civile sembra avanzare, sopravanzare tutte le altre età, cioè se io penso allo stato piccolo, allo stato fragile in cui noi siamo. E se io penso anche al fatto che tu in realtà ti vanti del fatto che tutto il mondo è stato fatto per te, che addirittura gli dèi ogni tanto vengono a parlare con gli uomini in modo piacevole, se io penso questo, e che queste cose sono addirittura arrivate fino a rinnovando i sogni, fino alla nostra età, che sembra addirittura l'età di maggior sviluppo tecnologico e scientifico. Qual moto allora, se io penso a queste cose, qual moto allora, mortal prole infelice, o qual pensiero verso te finalmente, il col massale, non so se il riso o la pietà prevale. Cioè, quale moto, quale commozione, quale sentimento allora, infelice stirpe mortale, e o quale pensiero il cuor mi fa sorgere verso di te, infine? Cioè, se io penso a tutto ciò, io cosa penso? Non so se prevale il riso o la pietà, non so se ridere di te o aver pena di te.